Ho 23 anni, vengo dalla Romania. Ho lasciato il mio paese per i soldi. Sono partita dal mio paese a 21 anni per trovare lavoro, che non ho mai trovato. Sono in Italia da 3 anni, lavoro qui. Non sono sposata, ma ho un compagno. Sono la mia prima gravidanza. Sono 7 anni che vivo in Italia e non sono ancora riuscita a mettermi in regola coi documenti. Ho 16 anni, sono rumena e sono in Italia da un anno. La mia famiglia è al mio paese. Quando ho saputo di essere incinta alla mia prima gravidanza, ero molto spaventata, senza documenti e lontano da casa, perché io al mio paese non ci posso tornare, non è per nulla facile, e mi sono chiesta, ma chi si prenderà cura di me? Che cosa faccio? Ma ho deciso, nel nome del mio Dio, di continuare questa gravidanza. Poi una ragazza mi ha detto che potevo essere seguita qua. Ero felice. Il mio cuore era pieno di gioia a sapere che avevo trovato qualcuno che si sarebbe preso cura di me e del mio bambino. È stato difficile per me, ma ho trovato un luogo qua in Italia che mi ha aiutato e accolto, perché sono minorenne e senza genitori. Ma poi sono arrivata all'Opera San Francesco e mi sono sentita subito accolta. Questo è il mio unico punto di riferimento. Grazie a Dio esiste questa opera che aiuta le persone, tutte le persone, non solo noi donne in gravidanza. È stato un bene l'esistenza di Opera San Francesco per tutta la gravidanza. In Opera San Francesco ci sono tante attenzioni a noi. Si sente la presenza di Dio che vi contraddistingue da qualsiasi altro posto. Qua ci sono persone buone che aiutano persone bisognose. Mi sono confidata molto e non mi sono mai sentita giudicata del mio passato, del quale mi vergogno molto. Da quando ho saputo di essere incinta nuovamente, ho lasciato quel lavoro. È stato un riscatto del mio essere donna per il mio bene e quello del mio bambino. Mi sento in famiglia. L'Opera San Francesco è un centro che aiuta le persone bisognose. Qua c'è una grande opportunità. Prego Dio per voi e che tutto vada bene. Mancano 3 settimane al parto e ho paura, come la prima volta. Sono spaventata. Il dolore sarà forte, ma poi sarà la gioia più grande.